Buongiorno da Edo. Buongiorno. Ognuno può avere le proprie opinioni sul mondo delle criptovalute, non sulla tecnologia che le sostiene, cioè la blockchain, che a livello puramente teorico è anche interessante. Poi devo ancora vedere una singola applicazione pratica che non sia possibile ottenere senza la blockchain e con molto meno dispendio di energie, ma questo è un altro discorso. Ma sulle cripto e su questo sentimento di sfiducia generale sul sistema tradizionale, le banche, gli stati, la moneta, francamente credo sia più una visione venduta ai neofiti per farli entrare in quel mondo piuttosto che qualcosa in cui chi è dentro già da un po' crede veramente. E così intanto ho detto anche la mia opinione. Ma il fatto che racconto oggi l'ho un po' ignorato la scorsa settimana, insieme ad altre cose frizzanti come tutto quello che sta accadendo in Twitter, che se sapete ci siamo capiti. Se non sapete, non avete idea. Parliamo di FTX. FTX è un exchange, cioè un servizio che consente di comprare e vendere criptovalute ed è uno dei più grandi al mondo. O meglio, era, perché ha dichiarato bancarotta l'11 novembre e la sua caduta ha generato un boato che sta scuotendo tutti gli altri exchange e il mercato delle cripto in generale. FTX è stata fondata nel 2019 da Sam Bankman-Fried, quindi banchiere fritto. Trentenne, ultramiliardario, si stimava un suo patrimonio personale di 26 miliardi di dollari. FTX, dicevo, si contendeva la maggior parte degli scambi di cripto nel mondo con Binance, che è guidata dal cinese Changpeng Zhao. L'inizio della fine è datato 2 novembre, con l'uscita di un post di CoinDesk, che è un sito di news specializzato in cripto, che ha svelato il rapporto finanziario tra FTX e Alameda Research, che è un'altra società di Bankman-Fried che si occupa di trading finanziario su criptovalute e che è finita poi anch'essa in bancarotta. CoinDesk pubblica un documento di bilancio privato rivelando che una grossa fetta del capitale di Alameda Research è investito in token emessi dalla stessa FTX, cioè i token FTT. Quindi in pratica Alameda è una società di FTX e il suo capitale è composto da investimenti in FTX stessa, una specie di cerchio chiuso che significa ben poca liquidità e ben poca stabilità e gli investitori privati iniziano a fuggire. Il 6 novembre Changpeng Zhao, cioè proprio il CEO di Binance, dichiara di stare vendendo tutti i token NFT ancora in possesso di Binance e pochi minuti dopo Caroline Ellis, che è CEO di Alameda Research, twitta che Alameda stessa ricomprerà i token FTT di Zhao a 22 dollari l'uno. L'8 novembre il prezzo del token FTT scende sotto i 22 dollari, ben sotto i 22 dollari, e lo stesso giorno Binance annuncia l'intenzione non vincolante di comprare interamente FTX, mentre il mercato è già in panico, gli investitori ritirano i propri investimenti di FTT, si parla di più di 6 miliardi di dollari, e le altre cripto stanno già perdendo il proprio valore. Ma il 9 novembre, dopo aver verificato i conti e i libri contabili della creatura di Bankman-Fried, Binance dichiara di aver trovato tali e tanti problemi da costringerla a ritirarsi dall'operazione, cosa che avrebbe certamente fatto fallire FTX, a quel punto non aveva più liquidità. E infatti l'11 novembre FTX dichiara bancarotta. Il giorno prima Bankman-Fried aveva twittato l'ormai leggendario I fucked up, cioè un tweet che tradotto suona così: mi dispiace, questa è la cosa più importante. Ho fatto una sciocchezza e avrei dovuto fare meglio. We fucked up. Ovviamente questi fatti hanno causato un terremoto che ha colpito altri exchange. Crypto.com è sceso del 28% il 14 novembre per poi risalire un po' e beh, in una settimana ha perso quasi il 45% del suo valore. E anche Bitcoin ha causato un po' il colpo e c'è il timore che il resto del mercato non sia ancora al riparo. Durante il weekend la piattaforma di trading BlockFi ha sospeso i prelievi citando la mancanza di chiarezza sullo stato di FTX, seguita da AAX. Ikigai ha dichiarato di aver perso una certa quantità di fondi degli investitori in FTX e un'altra piattaforma, HBit Limited, ha dichiarato di non essere ancora riuscita a prelevare 18 milioni di dollari in fondi da FTX. In questo momento FTX è sotto investigazione dalla SEC, che è l'organo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il token FTT, dai 26 dollari di valore di inizio novembre, è ora attorno al dollaro e mezzo. I documenti della bancarotta di FTX rivelano asset tra i 10 e i 50 miliardi di dollari e la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute negli ultimi 12 mesi è scesa di circa 2 triliardi. $1 million.
Nel frattempo, Bankman-Fried dalle Bahamas sta continuando con una serie di tweet deliranti che non vale manco la pena commentare. E questo è il racconto della vicenda FTX. Questo cambierà la vostra idea sul mercato delle cripto o sulla blockchain? Non credo, ma magari avete qualche spunto in più su cui ragionare. E per sapere che cos'è il vero Web3, invece, vi lascio in descrizione anche un'intervista a Tim Berners-Lee che lo spiega e che comunque vale sempre la pena di leggere. Era tutto anche per oggi. Grazie per aver seguito fin qui. Alla prossima. Ciao!